Risponde il centralino dell'oltretomba. Se è uno spirito, prema 1. Se è un poltergeist, prema 2. Spirito. Per informazioni sul periodo di infestazione, prema 1. Per informazioni sul motivo di infestazione, prema 2. Per richieste di trasferimento ad altro alloggio terreno temporaneo, prema 3. Per richieste di connessione con familiari ancora in vita, prema 4. Per appuntamento con uno spirito amministrativo, prema 5. Per essere collegato al centro di occulto soccorso, prema 6. Per riascoltare il menu, prema 9. La stiamo mettendo in contatto con un operatore del centro di occulto soccorso. Prego, attenda in linea. Salve, sono Tiny Seeds del centro di occulto soccorso. In cosa posso aiutarla? Signor Cotton, perfetto. L'avverto che da questo momento verrà registrata la nostra conversazione. Perfetto. Allora, lei ovviamente ha un problema di infestazione. Mi può dire quale? Non le hanno spiegato il motivo dell'infestazione, quindi immagino non abbia ancora ricevuto una visita da uno spirito amministrativo. Ok, allora adesso ci pensiamo noi, non si preoccupi. Adesso con questa nostra conversazione cerchiamo di risolvere, di vedere quali sono i punti critici e di risolverli. Allora, io ho bisogno innanzitutto di alcune informazioni. Ho bisogno di sapere, se lo sa, la data del suo decesso, l'indirizzo di infestazione e se per caso ci sono particolarità nella sua infestazione. Allora, la data di decesso non la sa, beh, ovviamente non avendo ricevuto la visita dello spirito amministrativo. Allora, vediamo intanto l'indirizzo. Lei ritiene che sia quello della sua abitazione da vivente. Perfetto, allora. Il CAP. Perfetto, e la città quindi? Ok, allora molto bene, e poi dopo particolarità della sua infestazione mi diceva che si trova con la sua intera famiglia? Ok, allora ho bisogno di registrare tutti i membri della sua famiglia. Allora, quindi indichiamo moglie, il nome. Poi aggiungiamo figlia di nome, perfetto, poi un secondo figlio di nome, sì, ci siamo, e infine mi diceva un altro figlio, quindi sono una figlia e due figli, ok, il nome è... Abbiamo l'intera famiglia, allora andiamo a vedere nel sistema di risalire alla sua situazione. Un momento, che a volte purtroppo il sistema è un po' lento, sa? Le connessioni tra il database di noi spiriti e quello dei viventi a volte è un po' lento, ci mette una morte ad aggiornarsi. Eccoci qui, l'ho trovata. Allora, lei si è morto di recente in un incendio nella sua abitazione. L'abitazione è bruciata interamente e in questo incendio è morto lei e tutta la sua famiglia. E quindi è per questo che in questo momento state infestando insieme. Esatto. E questa situazione mi spiega anche il motivo della vostra infestazione. Ovvero, nel momento in cui voi siete deceduti, come prassi, si apre un portale per potervi mandare oltre. Ma da questo portale, anziché farvi uscire,
è entrato uno spirito maligno e questo è dovuto all'eccezionalità della vostra causa di morte. Eh sì, perché è una situazione piuttosto forte, un incendio, una situazione accidentale molto importante e ha causato una serie di decessi contemporaneamente e quindi questo spirito maligno ha trovato la possibilità, la forza di entrare nel mondo dei viventi e quindi sta causando problemi sia ai viventi che attualmente sono i signori Smith, che immagino voi abbiate visto, e questo spirito maligno sta causando problemi anche a voi. Eh sì, esatto. E il motivo per cui ora non potete passare oltre è che bisogna prima risolvere questa situazione di infestazione maligna. No, allora guardi, non si deve preoccupare perché è una cosa facilmente risolvibile. Sì, abbiamo un manuale dove sono riportati tutti quanti i vari casi e il suo è un caso piuttosto semplice perché il database mi informa che si tratta di uno spirito maligno di categoria B. Sì, è piuttosto semplice da mandare via. Allora, io adesso intanto faccio segnalazione allo spirito amministrativo di prendere in carico la vostra situazione, così verrà da voi uno spirito amministrativo a spiegare la procedura. Beh, non la procedura ve la posso spiegare io ora, però avrete assistenza dello spirito amministrativo durante il procedimento per l'apertura di un nuovo portale per andare oltre. Quindi segnalazione fatta e registrata. Adesso mandiamo al database intanto questa registrazione. Poi andiamo a vedere nel manuale che cosa succede nel vostro caso. Allora mi faccio aprire il manuale. Andiamo a cercare spirito maligno. Ok. E poi dobbiamo cercare la classe dello spirito e il tipo di infestazione, la causa, diciamo. Incendio. Sì, il manuale è piuttosto specifico. Ok, allora ho trovato. Nel vostro caso si dovrà fare una seduta di apertura di un portale per mandarvi oltre. Il portale verrà aperto durante una seduta spiritica che si svolgerà nella vostra abitazione. Saranno presenti ovviamente i viventi attualmente nell'abitazione. Sarà presente un operatore che diciamo si può chiamare medium e sarà presente uno spirito amministrativo per quanto riguarda la parte spiritica e ovviamente voi. Sì. Allora, un momento che intanto assegniamo un medium al vostro caso. La seduta spiritica la dovranno concordare per quanto riguarda l'agenzia vivente. Sì. Allora, io so che sul vostro caso è già riportato sul database. Sì, allora, l'operatore vivente è Hivernal della Dragon Investigations. Sì, la Dragon Investigations è l'agenzia vivente. Perfetto. Quindi ovviamente loro hanno già in carico il vostro caso per quanto riguarda la parte vivente, ovviamente. Allora, adesso andiamo ad assegnare un medium che ovviamente dovrà essere libero. Andiamo a vedere sul database vivente chi è libero. Sì, non, essendo loro che devono programmare l'intervento, io posso vedere un medium che ha le abilità necessarie e che ha un periodo libero. E poi dopo ovviamente la Dragon Investigations dovrà fissare un appuntamento in una data all'interno di questo periodo. Sì, allora. Vediamo.
sedute di allontanamento di classe B e anche di apertura portale. Abbiamo, oh, molto bene, ho trovato Desdemona. Io la affido al vostro caso. Sì, sì, è molto brava. Abbiamo già avuto dei casi risolti da lei con grande successo, procedimenti molto lineari, senza alcun intoppo con lei. Perfetto. Oh, si tratta, il rituale è un rituale di aspersione della casa con incenso, una specie di, beh sì, la possiamo chiamare purificazione della casa. In questo modo lo spirito maligno verrà allontanato e verrà aperto un portale per voi. Allora, un momento che intanto registriamo la presenza di Desdemona e inviamo anche questa richiesta alla Dragon Investigations. Allora, la richiesta è partita, quindi adesso posso rispondere al suo dubbio. Allora, il portale si aprirà dalla porta di ingresso. I portali per l'andare oltre vengono aperti, sì, nella porta di ingresso, perché di solito è il luogo da cui si entra, ma da cui anche si esce. E quindi ci pare il luogo più adatto. Esatto, il compito suo e della sua famiglia sarà quello di tenervi per mano per, diciamo, facilitare l'opera di risucchio del portale. Esatto, se voi vi terrete tutti quanti per mano, il portale registrerà il vostro passaggio e si chiuderà automaticamente una volta passati tutti quanti. Esatto. No, lo spirito maligno non passerà con voi. Di lui si occuperà sempre Desdemona, e di solito l'allontanamento avviene tramite un altro portale, in modo che il vostro oltremondo non sia lo stesso dove si trova questo spirito che vi sta dando problemi. Sì. No, guardi, non le posso dare informazioni sull'oltremondo, non mi è possibile, perché l'oltremondo è diverso per ciascuna persona, per ciascuno spirito. In questo caso l'oltremondo sarà di sicuro unico per tutta la sua famiglia, essendo che siete morti insieme, siete deceduti insieme, e quindi l'oltremondo sarà a vostra misura. No, guardi, davvero, io posso solo dirle che sarà un luogo dove potrete trovare la vostra pace. Sì, vi assicuro, nessuno è mai rimasto deluso dall'oltremondo. Esatto. Allora, quindi vediamo un attimo se abbiamo completato tutte quante le pratiche necessarie. Allora, abbiamo assegnato il medium, abbiamo assegnato lo spirito amministrativo, abbiamo indicato il tipo di seduta da effettuare. Esatto. Quindi adesso la nostra controparte vivente, Hivernal, è al corrente, non appena il sistema si aggiornerà, sarà al corrente di quanto ci siamo riferiti. Quindi non mi rimane che lasciarla andare alla sua famiglia per discutere di queste cose. Mi raccomando, ve lo indicherà anche lo spirito amministrativo. State attenti quando il passaggio si aprirà a tenervi per mano. Vi consiglio quindi, non appena verrete avvertiti dell'inizio della procedura, di tenervi immediatamente per mano per essere pronti in ogni momento. Sì, non dovrete fare altro se non lasciarvi trasportare. Esatto. E rilassarvi nel vostro oltremondo. Allora, una volta che sarete nell'oltremondo, riceverete un questionario in cui vi verrà chiesto come vi siete trovati con la nostra esperienza con il centro di occulto soccorso, perché ovviamente se ci sono cose che possiamo migliorare saremo ben felici di saperlo. Se si è trovato bene con
con il centro di occulto soccorso e in particolare con me, Tiny Seeds. La prego di indicarlo nel modulo e la lascio alla sua famiglia e non si preoccupi per la procedura, andrà tutto quanto benissimo. Desdemona sarà veramente perfetta per voi, per questa situazione. Sì, e anche lo spirito amministrativo. La ringrazio per la chiamata. Arrivederci.